Mi chiamo Rico, ho 23 anni e studio economia in una grande università. Era destino che ci venissi. Uno come me, cioè con una famiglia come la mia, ha la strada già segnata. Quanto alle ragazze, beh, non vorrei sembrare presuntuoso, ma neanche per quelle devo affannarmi molto. Mi ronzano intorno come le api attorno al miele. Credo che anche i soldi siano molto importanti nella vita e non devo sforzarmi molto per averli. Il papino mi caccia la grana senza problemi. La mia vita sembra un sogno. Invece è tutto reale. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Come mi trovate, ragazze? Intellettivamente sempre sotto la media. Intendevo con questo abito di Gucci e con questo modesto anellino. Oh, mio Dio! Sembri Barbie vestita a festa. Quando l'ho mostrato a Silvio nella gioielleria giù in centro, è entrato subito a comprarlo. È talmente innamorato! Ma non è che doveva sdebitarsi di qualcosa? Il fatto è che è un uomo di gran classe. Più che altro ha un gran conto in banca che ti è indirizzata direttamente nella sua camera da letto. E non è che prima di lui ti risparmiassi poi così tanto? Stronze!
Ah, che poveracci, mamma. È bastato alzare un po' la voce e quegli sfigati se ne sono andati con la coda tra le gambe. Come i bambini tra le gambe della mamma. A proposito dei genitori, il mio vecchio ha detto che se quest'anno non finisco l'esame mi taglia i viveri. Oddio, ma se ne te ne mancano 2000. Oh, per l'esattezza 10, chissà che con un po' di fortuna. Sì, con un miracolo del Signore. Dai. Se non sbaglio sei qua da più di 5 anni, eh? Rispetto ai 3 previsti. Sì, noi anche se siamo fuori corso abbiamo fatto molti più esami di te. Più di me, ma se tu e Rico sono quasi 2 anni che non ho fatto un esame. Dico uno. Non facciamo pubblicità, per favore. I nostri genitori sono ugualmente contenti anche se frequentiamo l'università, diciamo, con più calma, ecco. Frequentate, ma se siete in parcheggio permanente, beh. Ehi, da quando sei così stronzo, da quest'estate? Che ti è successo, eh? Lavorato troppo di mano, eh? Ti sei fottuto il cervello, eh? È tutta colpa del vecchio, ho voluto che andassi a lavorare con lui, quindi niente vacanze in Costa Smeralda. Oh. Dove? Le uniche rimaste vergini sono quelle che corrono più di te, eh? Cosa vuoi fare? E a te com'è andata, gnocca? Sì, dai, racconta. Sì, dai, racconta. Ragazzi, un'estate fantastica. Hey. Vacanze a Porto Rotondo nella villa dei miei genitori. Una puntatina a Cortina d'Ampezzo, trovare i vecchi amici. Poi, insomma, sì, solita roba, insomma. Con tutte quelle pollastre che ti ronzano intorno, Tu invece c'hai le zanzare che ti ronzano intorno. Ma fottiti, ma fottiti. Ragazzi, diciamo che gli straordinari non sono mancati. Poverino, che faticata. Vabbè, è così patito che neanche dei ciflevo basterebbero tirarlo su. Raga, ma avete visto Rico? È sempre più carino! Ma lascialo perdere! Quello ha collezionato più scarpe di un capo indiano. Però il suo conto in banca è a 9 zeri. Certo che tu non hai proprio altro in mente, eh? E tu sei rimasta ancora al principe azzurro. Non esistono solo i soldi nella vita. Certo che no, anche diamanti smeraldi. Sei proprio irrecuperabile. Puoi dirlo forte? Il vecchio babbione. Buongiorno professore. Buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, come sono andate le vacanze? Ah beh, non continuiamo a infilare su questo argomento, prof. Lasci perdere, per Andrea le vacanze sono state un incubo. L'estate un miraggio, poverino. Ah, senti Rico, a proposito, ricordati di ringraziare ancora tuo padre per quel piccolo favore. Ah, sì, certamente, ma si figuri. E ultimamente siete riusciti a dare degli esami? Sì. Sono fermo a microeconomia, purtroppo. Ma vedrete che con un po' di impegno riuscirete a passarlo la prossima volta. E comunque, se serve, posso parlare io con il collega di microeconomia. Grazie, professore. Vedrò di dirlo a mio padre. Ragazzi, adesso andiamo che la lezione è cominciata. Va bene. Va bene, prof, sì. Che succede? Non si preoccupi, professore. C'è una brutta caduta quest'inverno in marmolada. Un po' di riposo e si riprende subito. La ringrazio, ma comunque solo ho bisogno di riposarmi 2 minuti. Sei sicuro non avrei bisogno di niente? No. Nulla di più. Vabbè, comunque sbrigatevi, ragazzi, che la lezione è cominciata. Va bene, arriviamo. Va bene. Brutta campione. Diretta. Ciao tesoro,
come stai? Come è andato il viaggio? Prova a immaginare. Il transatlantico di papà, l'autista che mi apre la portiera. Un arrivo principesco, è giusto che tu faccia capire alla plebaglia chi sei veramente. Avrei preferito arrivare nel più perfetto anonimato. Guarda che nella vita apparire è un ingrediente fondamentale. Sempre con sta storia tu, eh? Ha proprio ragione papà quando dice che sei un'ingenua. Imparerai dalla tua sorellina come funziona il mondo. Oh mio Dio, sono già arrivate. Ciao, vi presento la mia bella sorellina. Ma wow, sei quindi sarebbe Sonia. Ha tutti i requisiti per fare strage di cuori. Non iniziamo a darle subito cattivi consigli, vero ragazze? Che bello conoscerti, Sonia. Certo che sei proprio una gran gnocca. Mi difendo. Hai proprio ragione. In questa vita bisogna continuamente difendersi dagli infortuni. Soprattutto quando si è belle gnocchi. E soprattutto nei confronti di chi vuole aprirti lo scrigno segreto. Ah, si vive una volta sola, ma una volta basta, se te la godi. E noi dobbiamo godercela fino in fondo. E guardate chi c'è. Ci sono i ragazzi. Ciao. Ciao. Ehi, ciao. Questa è la mia sorellina, quindi off limits. Non mi hanno mica detto di avere una sorellina. Sarebbe stato come infilarla direttamente nella bocca di uno squalo. Piacere, Rico. Scusatela, interpreta il ruolo di sorella maggiore con un po' troppa enfasi. Da parte di mamma chiozza e si addice proprio. Mammina! If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never end. Comunque, oggi mentre però spiegava non riuscivo proprio a tenere gli occhi aperti. Ma cosa fai invece di dormire? Passami il rossetto. Sta al telefono a fare public relations. Eccolo che arriva. Guarda che se non sei social anche di notte oggi sei tagliato fuori. Mi passate il mascara? Arriva. Beh, ragazzi, sbrighiamoci, che tra un po' arriveranno i ragazzi. Dobbiamo ancora decidere come dividerci le stanze. A me è sufficiente taverna con divano e stereo incorporato. Poverina, si accontenta di poco. Vuole proprio cuocerlo per bene il suo sacchione. Da quando ha cominciato a prestarla per farle conoscere i suoi genitori. Non sapendo quando lei sia allergica ai genitori in genere. Diciamo che sono un pelino insofferente a tutto quello che in poco tempo può definirsi una famiglia. Se non ce la godiamo un po' adesso la vita, una volta incastrate, sarà difficile. Perciò di cuori infranti dobbiamo seminarne ancora molti. Il prof ci ha segato di nuovo. Sì, e ormai è la quarta volta, cazzo. Non vi resta che andare a Lourdes. Credo che a questo punto neanche un miracolo potrebbe servire. Ma con tutti i peccati che avete sulla coscienza. Allora ragazzi, che ne dite di mettere un po' di musica? Vai, 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 vai. Ciao. 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 Ciao.
forse. Sei proprio brava a ballare. Grazie. Mi ha detto che sei anche una studentessa di sicuro. Diciamo che riguardo al mio futuro ho le idee molto chiare, sì. Ti manca solo di innamorarti e poi certo si chiude. E a proposito, cosa pensi dell'amore a prima vista? Che fa risparmiare tempo. Sagaccia da sorellina, eh? Semplicemente realista Don Giovanni. Qua non c'è più niente da bere. Vado a chiedere a Cristina se ha bottiglia di scorta. Buona idea. Non ho mai conosciuto nessuna ragazza che mi sapesse tenere testa come te. Forse è quello che ti ci vorrebbe per farti innamorare veramente. Dal primo momento che ti ho vista mi sei subito piaciuta. Mi dispiace per te. Vuoi forse dire che non sono il tuo tipo? Uno come me dovresti essere ben felice. Uno come te? Ma chi ti credi di essere? Un vero uomo. Io uno che vive alle spalle dei genitori e non ha voglia di far nulla, lo considero un bambino viziato. Lasciami! Oh, comincio a gridare, lasciami! Sei una povera sfigata! Sarò pure una sfigata, ma io non vado con quelli più sfigati di me. Cristina. Chiudi bene la porta quando esci. Certo. Mi chiuderò meglio che in cassaforte. Io non riesco proprio a capire. Cosa? Ti ho detto. Era stanca e voluto andare. Sì, ma non capisco perché non mi abbia neanche salutato. Vuoi sapere perché sei andata? Non è abituata a subire dei rifiuti. Cosa? Sei ubriaco per caso? Un po'. Un po' tanto, direi. Certe cose si capiscono, eh? Ma cosa? Cosa vuoi dire? Dici che ci ha provato? Non volevo dirtelo, ma... No, non ci posso credere. Non ci posso credere, sei un bugiardo. Mi spiace, non so quello che tu hai per me, non avevo il coraggio di dirtelo. Scusa, non volevo accusarti, mi sembra impossibile. Cerca di capirla, sei innamorata di me. Cosa stai facendo? Sto facendo. Andati vicino, sembra di morire sempre. Ma dopo tutto questo tempo non ti sei mai interessato a me, non mi hai fatto mai capire minimamente che ti interessassi. Solo adesso capisco cosa mi sto perdendo. A casa di quello tuo weekend. Vuoi passare con me? Vorrei, ma... Niente ma. Non accetto rifiuti. We'll be right back.
Forse non c'è un domani. Forse per voi ce ne sono ancora un'infinità. Tanto tempo da poterlo sprecare a fare tutte le cazzate del mondo. Ma per qualcuno di noi c'è soltanto l'oggi. E quello che fai ha importanza nel singolo momento. O forse per l'eternità. Non sapevo niente di tutto questo prima dell'incidente. Il fatto è che non puoi saperlo. Ricordo solo l'ambulanza che mi portava via, il letto d'ospedale e poi... Cristo, mi sembra un incubo. Pensare di finire i miei giorni così, non avrei mai potuto immaginare tutto questo. Come ti chiami? Mi chiamo Rico. È un mese che gli chiedi come si chiama. Giusto, io mi chiamo Gio. E io mi chiamo Gabri, senza Ella. E tu scommetto che sei Giusy? Sì, perché sono piccola e bella. Anche tu fai la fisioterapia? Sì, anch'io faccio la fisioterapia. Dov'è tua madre, Rico? Mia madre? Sì, tua madre, come me, non è venuta a trovarti. E mia mamma... mi è rimasto solo il papà. Come mi dispiace. E dov'è tuo padre? Mio padre è rimasto a lavorare. Lui dirige una grande industria. Che cos'è un'industria? Un'industria è come una grande nave. Sì, è sempre una grande nave. Mio papà è quello che la guida e che comanda tutti quelli che ci lavorano. Ah, per questo allora non è venuto. Chissà quanto sarà lontano adesso. Io qui la farai. Ti avviso che io sono molto corteggiata. Se vuoi per te potrei anche liberarmi. Beh, lasciatelo stare, non vedete che è stanco. Come mai sei stanco? Che cosa ti è successo? È per l'incidente. Tu li guidi a Ferrari? No, no, non guido a Ferrari. Magari, se lo avessi. Prendi questa caramella, è buona. Quando la mangi ti fai dimenticare tutte le cose brutte. Ah! Allora qua devo mangiare un bel po'. Ehi, che ti succede, sorellina? Stai pensando a Rico? Hai notizie su di lui? Dicono che sta facendo riabilitazione. È passato un mese dall'incidente e sembra che nessuno sappia come stia veramente. Io non riesco a perdonarmi per come mi sono comportata con te. Lascia perdere. Ormai abbiamo chiarito, no? Sì, ma non capisco come ho potuto credere a Rico a tutte quelle bugie che mi ha raccontato su di te. È normale essere confusi, soprattutto quando si è innamorati. Grazie, sorellina, sei sempre così buona. E che ti succede? C'è una cosa che non ti ho detto e... e...
e non so neanche da dove cominciare. Provaci, dopo starai meglio. Sto così male. Questo mese non mi sono venute e inizialmente pensavo fosse per lo stress degli esami, poi ho fatto il test di gravidanza. Sei incinta? Penso proprio di sì. Ed è di Rico? Quel giorno alla festa mi ha chiesto di passare da lui il weekend e era così dolce, così romantico. Ha iniziato a dirmi che mi amava, che mi desiderava, che mi aveva sempre amato. Dio, che stupida. E io gli ho creduto. E ora cosa pensi di fare? Andrò a dirglielo, io voglio tenerlo questo bambino. Sei molto coraggiosa. Non lo so, sono così disperata. Nascere dovunque, anche dove non ti aspetti, dove non l'avresti detto, dove non lo cercheresti. Può crescere dal nulla e sbocciare in un secondo, può bastare un solo sguardo per capirti fino in fondo. Può invadere i pensieri, andare dritto al cuore, sederti sulle scale, lasciarti senza paura. Crescere da solo e svanire come niente, perché nulla lo trattiene o lo lega a te per sempre. Può crescere su terra dove non arriva il sole, apre il pugno di una mano, cambia senso alle parole. L'amore non ha un senso, l'amore non ha nome, l'amore bagna gli occhi, l'amore scalda il cuore, l'amore batte i denti, l'amore lentamente, ti dà tutto ciò che vuole, in cambio non ti chiede niente. Può nascere da un gesto, da un accenno di un sorriso, da un saluto, da uno sbaglio, da un percorso condiviso.
Hai fatto i capricci, eh? Ne ha fatti tanto. Non si devono fare i capricci, eh? Ma tutti facciamo i capricci! Io li faccio sempre quando devo fare gli esercizi in palestra. Io li faccio quando fanno il minestrone in mezzo. Beh, con i minestroni che fanno qua sei giustificata. Grazie ragazzi, siete molto gentili con me. Io e mio padre non abbiamo mai avuto un bel rapporto. A me basterebbe che venisse a trovarmi. Ma trova sempre delle scuse. Non ho tempo, sto lavorando. È sempre stato così, fin da quando ero piccolo. Se tuo papà non viene, ti aiuteremo noi. Giusto, ti aiuteremo noi. Sì! Ciao! Ciao Rico! Ehi, ciao Rico! Chi si rivede, eh? Speriamo di non aver interrotto niente. Diciamo niente di importante. Ecco. Magari una dichiarazione d'amore. E voi chi siete? Sono tre cretini. Sono ricordati di venire a trovare un vecchio amico, eh? Sì, beh, è vero. Sono tuoi amici? Sì. Purtroppo. Io vado a fare le terapie. Ciao Giuse. Ciao. Ciao Giuse. Allora, Nico, che bella accoglienza, eh? Eh sì, una bella accoglienza, sembri proprio contento di vederci, eh? Eh sì. Ecco. È quasi tre mesi che nessuno si fa vedere. E adesso avete il coraggio di venire qui a chiedermi se sono contento di vedervi. Beh, non è stato facile per noi sapere che, insomma, eri finito su una sedia a rotelle. Sì. Beh, diciamo che la cosa ci ha spazzati, ecco. Immagino la vostra sofferenza. Beh sì, saperti rinchiuso qui su una sedia a rotelle è stato un duro colpo per tutti noi. Un duro colpo? Sì. E io cosa dovrei dire? Che forse passerò il resto della mia vita su queste carrozzine. Ma non era una cosa momentanea, tutta la vita. Non si sa ancora. I dottori dicono che forse tornerò a camminare. Ma io sono pessimista. Le gambe non le sento più. Comunque hai fatto colpo anche qui con le donne, eh? Sì, e che donne! Ah, diciamo che l'ambiente è molto promettente. Qui ci sono persone molto meglio di voi. Ah beh, non sì. Ho dubbi, qui avrei trovato il tuo ambiente ideale, diciamo. Siete proprio degli stronzi. Forse sei tu che ti sei rincoglionito. Ehi, guarda chi c'è. Ciao. 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 Posso parlare? Oggi è la giornata delle visite, eh? Eh sì. Sì, sei proprio urgente. Ma fa pure con comodo, noi torneremo un'altra volta. Sì, tanto non è molto in vena di parlare con i vecchi amici. Ciao. 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 Mi dispiace per quello che ti è successo. Infatti, ho visto. Siete venuti tutti di corsa a trovarmi. Allora? Cosa c'è di così urgente? Non so come cominciare, è difficile. Ma non ho tanto tempo. Fra un po' devo andare a fare la fisioterapia. Posso aspettare? Scusa, ma lo sai che queste cose mi fanno innervosire. Penso. Pensi? Penso di essere incinta. Eh? Sei proprio sicura che sia stato io? Come ti permetti? Non sono mica una che scopa a destra e a sinistra con le prime che capita. Calmati! Sono sicuro che
pensi proprio a me. Sono inchiodato sulla sedia dell'hotel senza sapere quale sarà il mio futuro, ma... Come puoi pensare che io sia pronto ad avere un figlio? Io ti amo anche se sei sulla sedia dell'hotel. E forse dovrei odiarti dopo tutto quello che mi hai fatto, ma non ci riesco. Quindi ora non dirmi che non sei pronto. Se tu vorresti avere un figlio da un disabile... Forse... mi pare ci puoi dare. Ma non pensi a me. A quello che provo io. L'importante per te, per tuo padre, per tutti quelli come voi, è poter contare sui vostri maledetti soldi. E con quelli pensate di poter controllare tutto. Ma non è così. Forse non lo sai, ma ci sono sentimenti che non si possono controllare. Ci vorrebbe un'altra vita per fermarsi ad un secondo di distanza da un errore, un'altra vita per capire qual è il modo per difenderti e tenerti più lontana dalle tue grandi paure. Ti eviterei certe salite, suggerendoti pianure, se fosse mai esistita un'altra vita. Per ritornare sui nostri passi e per ritrovare la pace che non c'è, un'altra vita insieme a te. Ci vorrebbe un'altra vita per comprendere ogni cosa prima che sia già passata fra le mani, per difenderti domani dall'ipocrisia del mondo e dai giudizi, dall'ingenuità che il tempo ha trasformato in vizi. Ci vorrebbe un'altra vita per amarti veramente, liberarci dal passato e non sbagliare niente, per avere le certezze che non ho. Ci vorrebbe, sì lo so, lo so, lo so, un'altra vita per ritornare sui nostri passi e per ritrovare la pace che non c'è. Ci vorrebbe, sì lo so, lo so, lo so, un'altra vita, migliorare, ricominciare. Scusate l'interruzione fuori programma, ma ho bisogno di chiarire alcune cose, qui, adesso, davanti a tutti. Ho vissuto per anni la mia vita alla giornata, senza pensieri e preoccupazioni per il futuro, con l'unico scopo di soddisfare l'istinto del momento. Ma poi un giorno tutto è cambiato. Mi sono svegliato ed ero su una carrozzina. E lì ho pensato a tutta la gente a cui ho fatto male, oltre che a me stesso. Ma nonostante questo,
non sono cambiato. Anzi, più stavo male, più ero cattivo ed egoista. E poi Mara, che mi ha amato come nessuno mai ha fatto. E io, stupido, con una fattuta paura di innamorarmi e di cambiare. E poi, quando mi ha detto che aspettava un bambino, il mio bambino, io sono stato un vigliacco e l'ho lasciata sola. Non è assolutamente una liberazione. Forse è un tentativo inutile, perché le persone a cui io ho fatto male mi diano un'altra opportunità. Rico, Rico. Mara è sparita. I suoi hanno trovato un biglietto e temono che faccia una pazzia. Tutta colpa mia. Aspetta, forse so dove andare. Ok. Portami. È stata tutta colpa mia. Solo adesso capisco quanto male ti ho fatto. Non devi sentirti obbligato per il bambino. Non lo faccio per il bambino. Lo faccio per noi. Solo ieri pensavi il contrario. Avevo paura. Ho preso la strada più semplice per non prendermi le mie responsabilità. Rico, io non voglio soffrire ancora. Non voglio. Ti amo. Dammi un'altra possibilità. Forse dovrei restare zitto.
ma volevo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto. No, siamo noi che dobbiamo ringraziare te. La tua sofferenza e quella di Mara sono il collante che ci unisce. Tutto a un tratto abbiamo cominciato a guardarci con occhi diversi, che non guardano più alla fragilità dei nostri pensieri, ma trovano una nuova strada fatta di solidarietà e ponderatezza. Tutto questo ci servirà a superare l'egoismo e la pigrizia che ha sempre condizionato le nostre scelte e ci ha impedito di essere persone migliori. Grazie, Rico. Rico, a nome di tutti. E a questo punto cosa farete? Dovremmo dire ai nostri genitori che presto saremo in tre. Beh, una cosa tutt'altro che facile. Sarà come un fulmine a ciel sereno. Dai, siamo sicuri che andrà tutto bene, ragazzi. Grazie. È bello sapere che qualcuno fa il tifo per noi. Certo. Che belli che siete. Oh, l'amore, l'amore. È proprio come una torta alla crema. Mi piace un sacco. Guardate che ci siamo anche noi. Quando abbiamo saputo quello che è successo, siamo venuti a cercarvi. Non potevamo mica abbandonarvi. Uno per tutti. Tutti prima! Asciugati i capelli, tu che ti svegli sempre dopo di me, io che non so neanche che giorno è, ma son contento se ne andremo in vacanza. Baciamoci, baciamoci.